Ciao a tutti gli amici di cellularemagazine.it, da Alessandro La Croce. Siamo qui con il nuovo HTC Desire HD per l'unboxing. Ovviamente questa non sarà la confezione di vendita. Apriamo la scatola. Abbiamo il nostro dispositivo e all'interno gli auricolari con jack da 3,5 mm per ascoltare la musica e rispondere alle chiamate, caricabatterie da tavolo con un nuovo design e il cavetto micro USB che si andrà ad unire per formare l'intero caricabatterie. Passiamo al dispositivo. Desire HD sarà il nuovo top gamma di HTC. Abbiamo già saltato la parte di tutorial iniziale, quindi vi mostriamo direttamente il dispositivo. Abbiamo una SIM card, lo spazio della SIM card che è questo, e quella della micro SD inclusa nella confezione da 8 giga. Da quest'altro lato vi è invece lo sportellino per la batteria che scivola fuori. Batteria da 1230 mAh. Ok, mettiamo a posto. Mentre aspettiamo che il dispositivo si accende, vi dico qualche informazione tecnica. Abbiamo uno schermo da 4,3 pollici con una risoluzione di 800x480 pixel, con quattro tasti soft touch sulla parte anteriore, il tasto home, tasto menu, tasto back e il tasto di ricerca. A sinistra vi è il bilanciere del volume, in alto il tasto di accensione e spegnimento, nonché di blocco e sblocco del dispositivo. Sulla parte destra nulla, è completamente liscio. E in basso abbiamo il connettore per il jack da 3,5 mm e lo slot per la micro USB con il foretto del microfono. Dietro una fotocamera da 8 megapixel con flash dual LED e l'altoparlante. Sul fondo leggiamo già With HTC Sense, che è l'interfaccia proprietaria, e la tecnologia Dolby Mobile per il surround. Fatemi digitare il PIN. E niente, il dispositivo utilizza un processore Snapdragon da 1 GHz della nuova famiglia Scorpion con 768 MB di RAM integrata e ben 1,5 GB di memoria a disposizione dei programmi. Ovviamente la memoria è espandibile tramite lo slot micro SD. Abbiamo Wi-Fi, BGN, radio FM, connettività HSDPA a 14,4 MB al secondo in download e HSUPA a 5,76 MB per secondo in upload. Android 2.2 a bordo, sopra il quale vi è l'interfaccia di HTC. Vi rimandiamo alla recensione completa che pubblicheremo a breve. Buona giornata.